E ora andiamo a San Donà di Piave, i bersaglieri si stanno preparando ad accogliere il raduno nazionale. È andato a sentire il nostro Aldo Curtarelli, è andato a sentire Antonio Bozzo, appunto, che è tra gli organizzatori, appunto, di questo importante evento che si terrà nel 2018. Bozzo Antonio, presidente regionale dei bersaglieri, della regione Veneto ovviamente. E qui a San Donà oggi inaugurata una sede operativa per l'organizzazione finale della manifestazione della sfilata del maggio 2018. Bene, come stanno andando le cose? A che punto sono? Stiamo andando molto bene, oggi infatti tra pochi minuti ci sarà l'inaugurazione dell'ufficio operativo Piave 2018, una nuova struttura che addirittura il presidente nazionale, il generale Ottavio Renzi, ha voluto personalmente venire ad inaugurare. Ecco che domani ci sarà grazie a questa sua presenza, ci sarà un grande tavolo tecnico domani mattina con tutti i responsabili di vari settori, quindi per lo sfilamento, per l'ospitalità, per il tattoo militare, i vari concerti, conferenze e quant'altro. Domani verrà presentato tutto questo programma al Presidente, che appunto lo vaglierà e ci darà dei consigli, anche perché siamo nella fase che si possono ancora correggere, però ormai è quasi tutto pronto al 90%, possiamo dire, e nel pomeriggio ci sarà un'iniziativa assolutamente nuova. Il Presidente nazionale al Centro Culturale Da Vinci incontrerà tutti i rappresentanti delle sezioni bersaglieri di tutto il Veneto. Avremo anche bersaglieri che arrivano dal Trentino Alto Adige, dall'Emilia Romagna, dal Friuli Venezia Giulia e anche dalla Lombardia. Queste sono le quattro regioni con le quali la nostra regione confina. Domani quindi ci sarà un faccia a faccia, un dibattito dove il Presidente nazionale incontrerà appunto tutti i suoi bersaglieri. Perché questo? Perché lui da poco è stato eletto, era il 14 ottobre, e vuole proprio sentire, palpare con mano, insomma, qual è la situazione di carattere associativo, insomma, dei suoi iscritti. E domani, insomma, penso che batterà un altro record perché abbiamo registrate 300 persone. Ecco, un brand pubblicitario questa manifestazione non solo per San Donà ma anche per il territorio, visto che è un territorio che confina con le spiagge eccetera. In questo in come siete impegnati? Allora, assolutamente sì, insomma ormai tutti lo sanno, non si chiama Raduno Nazionale dei Bersaglieri a San Donà di Piave, si chiama Raduno Nazionale Piave 2018, sono interessati appunto tutti i territori non solo del Basso Piave, ma abbiamo anche comuni patrocinanti lunga proprio tutto dalla foce alla sorgente di questo fiume sacro. Naturalmente questa grande affluenza, perché noi abbiamo previsto oltre 100.000 persone, hanno bisogno anche di ospitalità. L'ospitalità quindi viene gestita attraverso le grandi strutture alberghiere delle città di Eraclea, di Jesolo, di Caorle, insomma tutte quelle, come dire, quei siti, insomma, dove c'è la possibilità di dare tanta ricettività. Stiamo avendo dei buoni numeri, siamo molto contenti perché la gente, addirittura la settimana scorsa avevamo delle delegazioni del Piemonte e della Puglia che forse hanno fatto una gita, non lo so, insomma sono venuti appositamente qui sul territorio per vedere personalmente, insomma, gli hotel che li ospiteranno. Ma perché? Perché questo è un raduno del centenario, il raduno del centenario dove uno si viene a San Donà per fare la sfilata finale, perché la sfilata finale sarà il 13 maggio qui attraverso San Donà e Musile, ma soprattutto voglio cogliere l'occasione per andare sui tanti luoghi della Grande Guerra. Chi non ha avuto un parente, insomma, anche se lontano, magari caduto sul Grappa o a Re di Puglia, e quindi dopo la sfilata si può anche andare a deporre, insomma, un mazzo di fiori e anche magari esprimere una preghiera sulla tomba del loro defunto. Quindi questo raduno è anche l'occasione poi per visitare i luoghi della memoria.